soffre di paregite, 4x nelle ultime 6 gare disputate, 4x al Romagnoli contro Picerno, Catanzaro, Foggia e Francavilla, 2 KO pesanti a Messina e Latina. Un trend negativo che Cudini e soci devono assolutamente invertire. L'occasione per farlo, domenica a Vibo Valentia con fischio d'inizio alle 12. Quale migliore occasione dunque per tornare al successo pieno? L'ultima affermazione è il 2-3 di Torre del Greco. Da quell'exploit il Lupo ha perso lo smalto d'inizio stagione, complici gli infortuni che non hanno aiutato lo staff tecnico, perché la rosa non è extra large e soprattutto è carente nei rincalzi. E così pesano come un macigno le assenze di giocatori importanti quali Menna, sarà pronto a gennaio, e Dalmazzi. Per fortuna dall'infermeria qualche segnale positivo inizia ad arrivare. Candellori e Di Francesco sono disponibili, non al meglio della condizione, ma disponibili. Toccherà a Cudini scegliere la modalità del loro impiego, dall'inizio o a gara in corso. La sensazione è che il trainer li getterà nella mischia subito, perché sono due giocatori molto importanti. Occhio alla Vibonese, ultima della classe, gara facile, ma solo apparentemente. Meglio non fidarsi e tenere altissima la concentrazione. In caso di KO, il Lupo finirebbe in una spirale pericolosa. Meglio spingere sul gas subito, senza dare la possibilità all'avversario di credere nella possibilità di fare festa. Una cosa è certa, sarà una battaglia, perché la posta in palio è davvero alta e in palio c'è un piccolo pezzo di salvezza.